Allora, buonasera a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito e prima di tutto subito un ringraziamento alla libreria Calibrella, il Liceo del Colle, per l'ospitalità. Noi siamo qui perché presentiamo questo volume, ma presentiamo anche un progetto editoriale nel suo complesso. È un progetto editoriale un po', lasciatemelo dire, un po' leggermente inedito. Per il territorio, non solo della provincia di Bari, ma anche della Puglia e della Basilicata, se vogliamo, che sono le realtà che conosciamo meglio. E, abbiamo costituito da pochissimo una piccola casa editrice che spero, insomma, ci porterà grandi risultati, ce lo auspichiamo, che scommetterà quasi esclusivamente sul fumetto. Siamo partiti subito lo definisco filone, ma potremmo già chiamare una collana, anche se siamo alla prima pubblicazione, però sono già in corso le altre, che è il fumetto storico. Noi l'abbiamo definito il fumetto storico. Questa è una cosa, ad esempio, che in Italia non è molto sviluppata. Perché il fumetto storico? Questa è una scelta tutta nostra, una valutazione nostra. A chi è rivolto? Noi ci rivolgiamo subito e diciamo in maniera molto, molto diretta ai ragazzi, ai bambini, ai ragazzi. Perché? Perché secondo noi si sta perdendo, soprattutto dalle nostre parti, una sorta di spirito, d'identità anche per la propria città, no? Si sta uniformando tutto quanto, la globalizzazione ci ha resi praticamente tutti stereotipati, quindi noi vogliamo ripartire dalla riscoperta della propria identità storica, la propria tradizione, il proprio dialetto, i propri personaggi, diciamo, cittadini che hanno dato lustro alla città, no? Tutto questo tentando di affidare il tutto a dei bravi sceneggiatori e a degli ottimi fumettisti. Questa è la cosa. Perché la scelta del fumetto? Perché se noi avessimo fatto dei testi riempiti di frasi e di parole, ma questa non è, ve lo voglio precisare, non è che con questo voglio dire che ci dobbiamo arrendere. Però i ragazzi di oggi, i bambini di oggi, sono molto più avanti di quanto noi pensiamo. Purtroppo, viviamo in una società anche dell'immagine, no? E sono poco propensi alla lettura. Noi in un certo senso li prendiamo per la gola, Il fatto sì, mediante. li prendiamo per la gola, gli diamo l'immagine, il disegno di buona fattura, di ottima fattura e gli diamo anche il contenuto, qualcosa da leggere. Perché pensiamo che solo così si possa arrivare, questa è la nostra, ripeto, il nostro pensiero, si possa arrivare all'obiettivo finale. Se noi gli dessimo subito un polpettone, un mattone, noi non avremmo fatto nulla perché non lo leggerebbero. E poi c'è la terza, e concludo la presentazione la terza finalità che vi stupirà. Noi crediamo che la Puglia e la Basilicata abbiano delle potenzialità dal punto di vista turistico enormi. Il turista arriva, vuole portare a casa qualcosa, perché se io vado tutti quanti, se andiamo da qualche parte, il ricordino ce lo portiamo, no? Il souvenir. E ci siamo resi conto che quello che trovano i turisti in Puglia e in Basilicata sono souvenir, diciamo, di bassissimo livello, a meno che ci sono poi delle realtà di artigianato, di artisti. Però in media, se qualcuno viene ad Altamura, o a Gioia del Colle o a Matera, porta a casa praticamente delle cose veramente di bassissima fattura, di bassissima qualità. Noi vorremmo offrire un prodotto, un souvenir, tra virgolette, di tipo culturale, da portare a casa. La storia, tu visiti Matera, visiti Altamura, ti porti a casa la storia a fumetti, la regali a tuo figlio, la regali a tua moglie, la regali, no? E soprattutto la cosa che faremo partire subito è la traduzione simultanea, minimo in due lingue. Quindi quello, il volume che voi vedete è già stato tradotto in tedesco e in inglese e sarà pubblicato a brevissimo in tedesco e in inglese, da ovviamente madrelingua. E
Quindi, i turisti, anche stranieri che vengono da noi in Puglia, hanno la possibilità anche di trovare il prodotto in lingua. Ciò che non avviene, perché molte volte chi magari si vuole comprare portare a casa la guida, no, della città, dalle nostre parti raramente la trovi in lingua, solo in italiano. Ecco, questo è quello che ci ha spinto a investire in questa. Ovviamente, non avremmo potuto far nulla se non avessimo incontrato delle persone straordinarie. In primis, Giovanni Matteo, che lo voglio dire, è il nostro, diciamo, fumettista, la nostra punta di diamante, che ha sposato il nostro. E che ha un solo difetto, che pecca troppo di modestia. Comunque, vabbè, Ma qua non glielo dico sempre, perché, vabbè, comunque, alla fine è bravo. A parte che è un ragazzo straordinario, proprio lui, proprio come no, qua ragazzo. bisogna stavo pensando, qua bisogna essere umili per forza, perché siamo in una città che ha due, a lui che è giovane, ma Qui arrivavo a è già Valerio. un Adesso ci prendi qua, bravissimo. però non esageriamo. No, non esagero, però basta, mi piace moltissimo a me, quindi è sufficiente. Poi, insomma, un mostro sacro che tante spada, quindi io qui vengo proprio in punta di piedi con la testa bassa, perché avete Noi siamo già il partiti mostro. con Giovanni, che è il nostro punto di riferimento. Poi, strada facendo, abbiamo incontrato tantissimi altri ragazzi, voglio precisare, sono ragazzi straordinari. C'è Valerio, che da pochissimo ci ha dato l'ok per una collaborazione con Lab Edizioni, questo è il nome della nostra casa editrice. E adesso vi parleremo anche di cosa faremo con Valerio e con Giovanni. Ho avuto la fortuna anche di avere in famiglia una persona, diciamo, molto brava, straordinaria, direi io, che è Falk Navrot. Lui è tedesco, è di Lipsia, e vedrete le successive sceneggiature, perché queste le ho fatte io, le sceneggiature dei primi due volumi le ho fatte io. Mi sono cimentato io in sceneggiature, sono giornalista e quindi, bene o male, ho tentato di. Ma adesso che è stato tutto quanto affidato a lui, se avrete la fortuna poi di vedere anche dal terzo volume in poi la qualità della sceneggiatura di Falk. Lui ha lavorato in filosofia, legge tantissimo, grandissimo appassionato di lettura, e ha prodotto delle sceneggiature veramente di altissimo livello, che secondo me nemmeno un italiano. Cioè, se io avessi. All'Altamura non avrei trovato una persona del genere, perché io, bene o male, bazzico, non avrei trovato una persona più adatta di lui, nonostante lui è tedesco. E ha scritto delle cose veramente straordinarie. E quindi io vi invito anche a seguire poi, diciamo, gli altri volumi che usciranno, e se vi piaceranno, insomma, aiutarci anche ad andare avanti in questo progetto. E adesso io vorrei chiedere a Giovanni di dire due parole, che lui è È molto, lui ama difficile. molto parlare, lui Sì, proprio è logorroico, è peggio di sono un gran me. parlatore. No, Quindi fammi una domandina. diciamo che giustamente lui si esprime di più, ecco, e non adora, diciamo, io parlo troppo, io poi sono l'eccesso, l'opposto. Da parte mia non c'è moltissimo da dire, anche volessi essere logorroico, Allora, nel senso che mi sono buttato Giovanni, subito in come questa cosa giudichi perché. questa nuova realtà? Ci credi? Ma è quello che stavo Credi, dicendo, cioè, volevi nel la senso, domanda, la cosa volevo. che mi ha affascinato è il fatto che una persona si lanci in una roba del genere, che effettivamente, insomma, ci vuole coraggio per lanciarsi, è una vera e propria avventura editoriale, ma avventura veramente, perché si parte veramente da zero per creare un prodotto nuovo con una concezione, secondo me, nuova, perché poi abbiamo ragionato anche molto insieme all'inizio sul discorso dell'editoria locale, sulla storia locale, combinata con l'illustrazione, combinata con il fumetto, perché c'era qualcosa, cioè c'era qualcosa a livello nazionale sicuramente, grande fumetto storico ce n'è stato, però abbiamo notato che, soprattutto a livello locale, queste pubblicazioni basate sul fumetto, sull'illustrazione, tendevano ad essere in qualche modo pesanti e comunque non leggibili da un amante del fumetto, cioè,
Sì, documentarie, sì, ben costruite dal punto di vista della ricostruzione storica, ma poi quasi illeggibili dal punto di vista narrativo. E quindi abbiamo cercato con questo volume, nel prossimo È sempre forse ci più riusciremo importante quello di Enzo ancora. Biagi, no? Tanto per fare Infatti, con lui si faceva l'esempio della la grande storia storia fumetti di Enzo d'Italia. Biagi, che è un'opera meravigliosa. C'è Enzo Biagi dietro, quindi non si può dire nulla. È grandissimi nomi del fumetto italiano storico degli anni 70, però non è fumetto. Cioè, quello che ho pensato io quando ho letto, l'ho letto da ragazzo, però poi riflettendo ora che ci siamo messi su questo progetto, la mia conclusione è stata: non è fumetto perché non c'è una narrazione, non ci sono dei personaggi costanti, non si va a scavare nell'interiorità del personaggio, non c'è identificazione, che è la cosa più importante secondo me, tanto vero che poi il fumetto che ha funzionato di più in Italia in questi anni, insomma, fino ad adesso, perché adesso sta andando un po' in crisi questo discorso della Bonelli, Dylan Dog, Martin Mister, era l'identificazione poi alla fine, no? Perché se si riesce a fare 300-400 numeri, per Tex non sa a che punto siamo arrivati. No, vabbè, è il più longevo in Vuol assoluto. dire Sì. che c'è un Ben affetto, detto c'è. tantissimo, Alex. Sì. Cioè, vuol dire che c'è l'identificazione del lettore con il personaggio, cosa che non può succedere se tu in 10 pagine vai a raccontare dal 1840 al 1950. Cioè, non è possibile se tu restringi, insomma, la storia di un paese come il nostro, poiché è una storia lunghissima, ricchissima. È stato un po' discusso, no, il progetto, il modo in cui si portava avanti, per cui noi abbiamo detto: ok, stiamo lavorando sulla storia, ma poi ci interessano le storie, cioè le storie nella la microstoria, no? Ok, facciamo un quadro storico, però poi comunque la narrazione verte sulla storia dei La personaggi, sulla storia, microstoria. assolutamente. Ecco, in realtà i nostri saranno dei romanzi storici, per capirci, insomma. Saranno dei romanzi storici a fumetto. Nel romanzo storico c'è una, come posso dire, un'ambientazione, come posso dire, un contorno realistico, storicamente avvenuto, e poi c'è tutta una miriade di personaggi a cui noi guardiamo con interesse. Il contadino, diciamo, il fabbro, no? Tutta questa miriade di persone reali in carne ed ossa che nessuno conosce. Il nostro obiettivo, lo voglio precisare, è portare la Puglia e la Basilicata al di fuori, uscire e portare praticamente alla conoscenza di tutti, di tutto il mondo, lo voglio dire, di tutto il mondo, le bellezze del nostro patrimonio culturale, storico e artistico.